Sono tanti, ben 10, i giocatori che compongono la rosa del centrocampo del Pescara, quasi una sorta di nemesi con quanto accaduto nel girone di ritorno della scorsa stagione, quando il reparto, accorciato numericamente dopo il mercato di gennaio, rimase ridotto ai minimi termini a causa degli infortuni di Melegoni e Canutè e gli acciacchi del capitano Brugman, che più volte ha stretto i denti per essere in campo. 10 giocatori dunque, grazie all'ultimo colpo firmato dal presidente Sebastiani, che ha portato in biancazzurro dal Napoli l'ex cosentino Luca Palmiero. 5 i potenziali registi del 4-3-3 di Zauri: Brugman, Palmiero, Ciocev, Canutè e Bruno, con il capitano che in caso di permanenza a Pescara potrà essere dirottato a mezzala, alla Zeman maniera. E poi i confermati, proprio tra le mezzali, Crecco e Memusciai, Melegoni, per il quale l'Atalanta ha rinnovato il prestito, quindi i nuovi Tabi e Busellato. Quest'ultimo, ex cittadella salernitana, arriva dal Foggia dopo lo svincolo d'ufficio per la mancata iscrizione al prossimo campionato dei Satanelli. Queste le sue prime impressioni. Pescara da avversario ho sempre visto come una squadra top per la cadetteria, che punta sempre a fare grandi campionati, e niente, questa è la visione che hanno tutti da fuori. Ma di promettere niente se non il massimo impegno. I miei obiettivi sono raggiungere gli obiettivi della squadra. Una volta raggiunti quelli, sono raggiunti anche i miei. Va precisato che di questi 10 nomi almeno un paio saranno a disposizione non prima del mese di novembre. Filippo Melegoni e Ivailo Ciocev stanno smaltendo infortuni subiti a marzo con le rispettive nazionali. Anche per questo l'abbondanza nel reparto al momento non è ritenuta un problema, stando anche alle parole del presidente Sebastiani raccolte da TV6 sabato scorso. Tuttavia una partenza eccellente non la si può escludere, e benché i rumors siano diminuiti negli ultimi giorni, l'indiziato principale resta Gaston Brugman. Già dalla scorsa stagione il Parma aveva buttato gli occhi sul giocatore senza affondare il colpo. Il mese scorso, pur ribadendo la stima per il giocatore, il DS dei locali Faggiano aveva fatto notare come non ci fosse spazio per lui, vista la presenza in rosa di Stulaz. Proprio in queste ore però il Parma sta perfezionando le cessioni all'Empoli del regista sloveno e di Dezzi, e si potrebbero creare le condizioni per un'accelerazione dell'operazione che gratificherebbe il giocatore con una destinazione da Serie A e il Pescara, che avrebbe denaro fresco in cassa tra i 2,5 e i 3 milioni di euro. Insomma, giorni di riflessione. Brugman è un asso del Pescara, il suo eventuale sacrificio dovrà essere ben ripagato, ma se restasse in biancazzurro il tasso tecnico del centrocampo sarebbe elevatissimo e costituirebbe un fattore determinante per un campionato ambizioso del Delfino.